Media Stream presenta Radio Personalities, i professionisti della radio. 10 episodi per scoprire i dietro le quinte delle radio italiane. Quinto episodio di Radio Personalities, i professionisti della radio, benvenuti. Oggi si parla di alta frequenza con un tecnico, ovviamente, che svolge questo lavoro, ovvero un tecnico di alta frequenza. Con noi quest'oggi Raffaele Ballantini. Episodio 5, il tecnico di alta frequenza. Benvenuti al quinto episodio di Radio Personalities, i professionisti della radio. Oggi si parla di alta frequenza e quindi con noi c'è un tecnico di alta frequenza di altissima esperienza. Lavora per Radio Bruno, Radio Mediaset, Radio Italia, RDS. C'è con noi Raffaele Ballantini. Ciao Raffaele, grazie di essere qui. Ciao Fabrizio, buona serata a tutti. Allora, innanzitutto vorrei partire dal principio, perché se dello speaker, dei registi radiofonici magari se ne sente parlare, dei giornalisti, in realtà il tecnico alta frequenza è un omino oscuro che quasi nessuno conosce, ma è importantissimo per l'emittente radiofonica, perché è quello che poi permette alla radio di farsi sentire. Quindi, qual è il mestiere del tecnico di alta frequenza? Allora, partiamo dall'inizio. Qual è la nostra competenza? È quella di far funzionare l'impianto. Abbiamo varie mansioni, perché abbiamo i trasmettitori, abbiamo le antenne, a volte dobbiamo occuparci anche comunque della parte elettrica dell'impianto. Cioè, strutturalmente tutto quello che è al di fuori dello studio radiofonico è di vostra competenza. Esattamente, proprio al di fuori dello studio, perché tu parti dal presupposto che noi abbiamo, dallo studio radiofonico esce l'audio, diciamolo molto semplice, perché i ponti radio sono tanti in base a quante frequenze devi servire, a quanti ripetitori devi servire. Comunque sostanzialmente tu hai un ponte radio che va dal punto A al punto B per fare la famosa diffusione della radio. Noi siamo quelli che dallo studio in poi dobbiamo far arrivare la musica nelle case, nelle macchine degli ascoltatori. E quanto è cambiato il vostro lavoro con l'avvento di internet? Allora, fondamentalmente è cambiato a livello di verifica degli impianti, cioè monitoraggio degli impianti. Molti di questi che prima erano sostanzialmente fatti dall'ascoltatore che chiamava la radio. Abito qui e lì e non sento più la radio. Esattamente, c'era c'è anche adesso, intendiamoci, perché comunque l'ascoltatore che è affezionato a un emittente è sempre molto sul pezzo, per cui se viene a mancare la radio del cuore, sostanzialmente la chiamata la fanno, ma con internet i tam-tam, di informazioni sono molto veloci. Si ha la possibilità di monitorare tutta la rete sostanzialmente da un computer. Certo. Poi ci sono vari servizi che fanno questo. Ci sono dei servizi che forniscono un ascolto costante 24 ore su 24 e monitorizzano tutti gli impianti uno a uno. Di conseguenza, certo, se viene a mancare un impianto, ti arriva o il messaggio prima SMS, adesso è quasi tutto WhatsApp, oppure ti arriva la classica mail sul telefonino che ti dice l'impianto numero X è offline. È offline e quindi c'è da prendere sulla macchinina e andare a riparare. Seconda, della gravità della cosa, perché un servizio H24 nel nostro caso non viene quasi mai fatto. Però le 24 ore o le 8 ore addirittura, sì. Possiamo anche dire a chi sta ascoltando e guardando che in realtà molto spesso alcune frequenze, comunque alcuni ponti, sono serviti da uplink satellitari, che anche se dovesse cadere un ponte radio di collegamento, comunque quella frequenza, seppur in ritardo e fuori sync magari con il resto dell'impianto, viene comunque alimentata ed è comunque un backup per non rimanere muti fino a quando il sistema non viene rimesso in piedi. Allora, questo discorso sì esiste ancora, ci sono ancora alcune realtà che lo utilizzano. Attualmente tanti sono serviti quasi esclusivamente da satellite, molti invece sono tornati comunque alla rete analogica, perché i network chiaramente hanno più convenienza a fare la uplink satellitare che non i vari punti tra monte e monte, però comunque c'è ancora chi ha la rete completa
o quasi da monte a monte, la mantiene, perché comunque è molto più stabile e affidabile rispetto a quella satellitare. Il caro vecchio analogico, che lo vogliono far passare per tanto vecchio, ma l'analogico non si può. Per esperienza ti dico che d'inverno, nel mio caso ad esempio, io ho una realtà grossa che ha un, diciamo, una ricezione satellitare in pianura e la ripete verso i ripetitori, ok? E al ripetitore comunque ne ha un'altra di ricezione, sempre satellitare. Però perché questo? Per un motivo molto semplice: nevica di più in montagna o nevica di più in pianura? Vabbè, assolutamente in montagna. Allora, se la, diciamo, se la parabola satellitare in montagna rischia di fermarsi, il punto punto a 2,4 giga preso dalla città, diciamo dalla pianura, permette di funzionare. E quindi qua arriva l'altra domanda. Cosa succede quindi quando l'ascoltatore, dal momento in cui l'ascoltatore chiama, supponiamo che l'ascoltatore chiama la radio e dice: guarda, io abito in questo posto e la radio non si sente più, probabilmente sta anche nevicando, perché è inverno, sostanzialmente le radio è difficile che in estate si fermino, se non, a meno che non ci sia un eccesso di temperatura del trasmettitore. In estate la radio continua ad andare, in inverno magari con la nevicata, il temporale, arriva la chiamata alla radio, che cosa succede? Cioè, qual è la strada che compierà questa segnalazione? La chiamata arriva a chi di dovere, dopodiché questa viene smistata a chi tiene, diciamo, fisicamente acceso quell'impianto. Poi, scusami, nel dire questa cosa, magari se ci vuoi raccontare un aneddoto della tua carriera va benissimo, così diciamo un esempio pratico. Ma guarda, allora facciamo un esempio pratico semplice per dire cosa succede quando c'è un impianto fermo. Intanto c'è da fare una considerazione: quanto è importante quell'impianto e quanti impianti in quella zona ci sono. Okay. Questo aumenta o riduce i tempi di intervento. Perché? A seconda innanzitutto del tempo, perché è chiaro che se c'è in atto una bufera, tu capisci che per tutta la buona volontà che puoi avere, puoi anche pensare che ci sia una mancanza di corrente su quell'impianto. Certo. È vero che adesso con i telecontrolli questo lo sai già a monte, però non è sempre detto che sia così, perché se scatta l'automatico interno, tu hai mancanza di corrente, ma anche quando va via la bufera la corrente non torna. Non certo. Ok? Per cui va fatta una distinzione, almeno per quanto riguarda il mio caso. Io la distinzione la faccio in funzione di in quella zona quanti impianti servono quell'emittente e il tempo che c'è fuori, anche il tempo che ti danno di intervento. Tu decidi queste cose, nel momento in cui decidi la priorità e il tempo che devi metterci, e a seconda anche della distanza, parti. Poi possono succedere di ogni, puoi partire da Modena che tutto bello, la strada è pulita, non c'è nessun problema, trovarti pian piano vai su con mezzo metro di neve e a quel punto dici: oibò, cosa faccio? La strada che va al ripetitore, perché parliamoci chiaro, molti sono sulle carrate di montagna. Quando va bene, perché sennò sono sentieri. Quando va bene, sennò sono in mezzo ai boschi. E cosa succede? Succede una cosa molto semplice, che come hai messo la strada, hai avuto la fortuna che lassù c'è, non so, un impianto dell'Enel, oppure c'è i carabinieri, oppure, non so, c'è un acquedotto? In questi casi, salvo nell'immediatezza, che magari nevica 2 metri di neve in una notte, lasciamo perdere. Certo. Però di solito questi posti a volte li puliscono. Se non li puliscono, cosa fai? Ti attrezzi con le ciaspole, zaino in spalla, un po' d'attrezzi e sperare di avere tutto quello che ti serve e parti e vai, come andare a cercare, che ne so, l'oro. Tutto quello che vuoi. Quindi, e diciamo che ascoltatori, rendetevi conto del lavoro che c'è quando segnalate magari il fatto che la vostra radio non si sente più. Cioè, a riparare questa situazione c'è una persona in carne ed ossa che prende i suoi attrezzi, le sue cose, e con uno zaino fisicamente va all'impianto a riparare. Sì. Non c'è ombra di dubbio, perché l'arma che abbiamo noi sono zaino, gambe e sperare di avere un po' di fortuna.
che magari arrivi su, a volte può essere, non so, la stupidaggine più pazzesca che è arrivata una scarica e ti ha tirato giù il differenziale in cabina. Peggio se devi andare magari sul traliccio, perché... Cosa diversa se la neve o il ghiaccio ti spezzano antenne e ti spaccano parabole, e allora lì, come succede ad esempio spesso al Cimone, arrivare in cima sapendo cos'è successo, portarti su del catrame in foglio, in rotolo, a mo' di lattoniere, per toppare una buca di un metro, perché sennò andava la neve dentro, ti lascio immaginare, sì. Con il vento che tirava, cioè una goduria. A volte siamo costretti, ma non costretti, cioè costretti perché comunque non è che puoi prendere un lattoniere e portarlo su un monte, o un muratore e portarlo su un monte. Il tecnico di alta frequenza almeno... Deve arrangiare. Io parlo per me, però vedo che molti miei colleghi si arrangiano molto a ripristinare un impianto con tutti i mezzi che hanno. Se vai su per l'emergenza... Sei da solo, al massimo con un collega, immagino. Quindi diciamo, si gira a volte col collega, è capitato purtroppo anche a volte che non è molto bello e si cerca di evitare andare da soli, perché non sai cosa ti può succedere. Certo. Se torniamo indietro nel passato, quando gli amplificatori erano valvolari, il pericolo era... Era maggiore. Per intenderci, se ti si rompe un 2000 watt, ti scappa da ridere, è peso quanto un portatile, poco più, insomma, voglio dire, non esageriamo, però non è una questione di 100 kg, stiamo parlando, non so, di 10 kg, 7 kg. Che ricordiamo, cioè, sono sempre nello zaino, sopra le ciaspole. Certo, ma anche le parabole a volte sono non nello zaino, ma sulle spalle. Tornando al discorso che tu dicevi prima, cos'è cambiato con la tecnologia... Sono cambiate tante cose, sono cambiate, come ti dicevo, le dimensioni degli apparati, che non è irrilevante nel nostro caso, perché se tu consideri che un 10.000 watt di una volta era grande quanto un frigo, adesso praticamente è un rack a 4 unità. Cioè. C'è una grande differenza. Per quanto riguarda, abbiamo parlato anche dei colleghi, quanto è importante per una radio avere capillarità di voi tecnici di alta frequenza nel territorio? Allora, secondo il mio punto di vista è fondamentale avere più tecnici sparsi in giro, ma per un semplice motivo. Io posso essere anche velocissimo a fare un intervento nella mia zona, ma se devo spostarmi, che so, di 100, 150, 200 chilometri, come quasi normale fare, cioè attenzione. Sempre ricordandoci che sono sui cucuzzoli delle montagne. Diciamo che secondo me è fondamentale avere una rete di tecnici che si occupano dei vari ripetitori, perché ti ripeto, la radio locale, purtroppo ormai quasi non esiste più, ha un ripetitore / due ripetitori, però se si tratta di una emittente che ha un mix di ripetitori sparsi magari su un territorio molto vasto, più regioni, fondamentale, cioè, ma un'azienda sola non può far questo, cioè, è assurdo, è stupido per i costi, per i tempi di intervento, e anche la reperibilità dei materiali. Quando tu ti sposti in una zona che non è la tua, tu puoi partire anche con un furgone pieno di roba, però tu sta tranquillo che quando avrai bisogno sempre di qualcos'altro. Hai bisogno di qualcosa che non ti sei portato con te perché non ci hai pensato. Qui tieni presente che, ad esempio, con una realtà locale qui della nostra zona, che tu ben conosci, bene o male, quasi tutti gli impianti che ci sono, non dico che hanno una scorta, ma quasi. Per cui vai via con l'impianto che andicchia, non a piena potenza, se vuoi, non a pieno regime, ma va. Telegraficamente, per finire, così poi ti lasciamo alla tua serata. È una domanda provocatoria, se ne parla da tantissimo tempo e per noi addetti al settore è praticamente una costante. L'FM morirà? Allora, se te lo dovessi dire col cuore, ti dico no, è impossibile. Perché da quando ho iniziato, come ti dicevo, come hobbista, ad oggi di strada ne è stata fatta tanta. Con la mente ti dico che secondo me quantomeno è obbligata ad evolversi ancora, a parte il DAB sparisca proprio come frequenze, non lo chi so. Vivrà vedrà. non me la sento di dire una cosa che a malincuore vedrei,
spegnersi un impianto FM per me è una coltellata. Beh, certo, soprattutto per chi li ha costruiti e li ha manutenzionati. Sì. Guarda, io ormai ho 56 anni, ancora qualcosina farò, perché sicuramente... però da quando ho iniziato ad oggi ne ho viste di ogni. Come ti dicevo, anche solo le apparecchiature sono cambiate tantissimo. Tecnologia avanzatissima, la radio si sente molto meglio, perché comunque sia... fortunatamente, invece di farsi la guerra, le emittenti hanno cominciato a ragionare sul mettiamoci d'accordo, cosa che all'epoca non esisteva. Era o ti taglio i cavi o ti mando l'avvocato, cioè purtroppo questa era la mentalità del radiofonaro di allora. La mentalità è cambiata, sono cambiate tante cose. Beh, adesso sono aziende vere e proprie. Quindi... sono aziende vere e proprie che cercano di fare il loro interesse, per cui per fare il loro interesse la cosa migliore è mettersi d'accordo. Certo. E facendo questo, chiaramente, poi chi ascolta la radio se ne sarà accorto. Magari uno che non conosceva quello che era prima, forse non se ne rende conto, ma quelli che... vengono da tanti anni di ascolto dell'FM, si saranno resi conto che tu adesso prendi una radio, te la porti, che ne so, da Piacenza, te la porti a Rimini, quasi non te ne accorgi. Uguale, sì sì. Io giovane, tra virgolette, però io me lo ricordo il periodo in cui difficilmente riuscivi a fare un viaggio se la radio non aveva l'isofrequenza, e all'epoca non è che ce ne fossero tante, Abbiamo provato anche c'era, quella. C'era la pubblica e la privata, vabbè, RTL esatto. E Iso Radio 103.3, e comunque non riuscivano a garantire l'isofrequenza in tutto il territorio. No, anche perché fisicamente, prima dell'RDS, dovevi andarti a cercare proprio la frequenza della tua radio. È certo che sì, anche perché tieni presente che, a parte Iso Radio, che in mono era l'unica che effettivamente aveva fatto un Iso Radio, RTL in realtà non aveva tutti i 102.5. No, assolutamente no. Per cui era RTL 102.5, ma in realtà era RTL 104.7, che ne so, 102.100. Per chiudere il tuo discorso, l'FM finirà. L'FM finirà. Ti ripeto, il cuore mi dice di no, ma la mente mi dice che cambierà tanto. Ci vorranno degli anni, presumo ancora. Beh, perché certo, l'evoluzione non è così semplice, anche perché tieni presente che tanti editori, sia locali che diciamo nazionali, comunque stanno investendo sulle frequenze. E stanno ancora, c'è chi acquisisce, c'è chi scambia, non è un mercato. Ancora è un movimento vivo, insomma. Quindi... sì, è un movimento. Diciamo che, allora, parliamoci chiaro, non c'è più niente da comprare, se vuoi, perché ormai c'è rimasto veramente. Quante realtà ci sono locali? Pochissime. Ah no, beh, certo. Pochissime. Parlo di locali, è più un gioco di strategia per sistemarsi l'ascolto, per sistemare, certo, sì, per avere un ascolto pulito, costante. Raffaele, io ti ringrazio, sei stato gentilissimo, ci hai fatto veramente un excursus di tutto quello che è il tuo lavoro, anche insomma della tua esperienza, di quello che ti è capitato, e quindi, ragazzi, c'è ancora margine per diventare tecnici di alta frequenza, quindi... Ma io penso proprio di sì, perché ancora, anzi, ci vorrebbero forse facce nuove, facce giovani. Anche perché ci saranno tanti Raffaeli che vorranno andare in pensione, quindi... Sì, perché diventa dura la partita. Diventa veramente dura. L'importante è non soffrire di... di altezza, di altitudine, di vertigini. Vertigini, esatto. Ecco, le vertigini, quelle vanno lasciate a casa. Però vi garantisco che quando sei su un traliccio, che ti guardi intorno... resta noia, perché quando sei lassù hai il mondo. Ah, ci credo. Ad appassionato anche di montagna, ci credo, perché i paesaggi sono favolosi. Grazie mille, Raffaele, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti. Clicca a mediastreamsolution.com per scoprire tutto quello che la MediaStream può fare per te e la tua radio.